Ricordiamo oggi 3 settembre la strage di Via Gradini, in cui morirono anche nella chiesa, Emanuela Carraro e la gente dove li portò. Un'azione preordinata dal gruppo di fuoco che faceva capo a Via Pitona. Una coppia con la bicicletta aspettava davanti alla struttura, un'altra coppia con la bicicletta aspettava una via adiacente. Due automobili lo sentirono quando fu dato il segnale generale che passava. Le motociclette si occuparono del generale di Emanuela e le macchine si occuparono della gente che mi produsse. Nessun testimone, tutte c'era molto caldo a quella conversa. Le finestre erano tutte aperte in una via frequentata, abitata, non ci fu nessun testimone a sentire, ricordo qualcosa. Poi le macchine furono trovate e bruciate in una via vicina, anch'essa un po' popolosa di Palermo, e nessuno si accorse che non fare questa cosa quando eravamo. Non ci furono testimoni. Oggi Libera ha ricordato alle ore 8:30 al momento di Piazza Via, cioè questo momento, e l'ha voluto ricordare citando e riprendendo l'omelia del cardinale Mazzini, che adotta delle espressioni molto importanti qualche giorno dopo la strage, proprio nella Basilica Santa Maria delle Grazie, in Camino. Dice: è animato quell'uomo da un fuoco dentro che gli permetteva di opporsi a un compromesso, a ogni minaccia. Emanuela e il generale della Chiesa avevano davanti due: la disperazione o la speranza. E l'ottimismo, hanno scelto la via della speranza e dell'ottimismo, la via di combattere. E oggi, proprio alla manifestazione di Libera, il vescovo di Milano, ci ha ricordato come speranza significa non aspettare la speranza, ma significa fare la via di storia. E allora noi non vogliamo fare più una commemorazione senza manone. Vogliamo fare una commemorazione che si parla degli insegnamenti dei generali. E vogliamo porci la domanda di quali insegnamenti sono penetrati nella società italiana e quali non sono penetrati. Perché memoria viva significa far camminare con le nostre gambe con gli insegnamenti. È così che vengono gli insegnamenti. Ed è importante che questo lavoro venga fatto in tutti gli ambiti della società, nelle scuole e nel territorio. E allora, ricordando questo momento, dobbiamo porci il problema di cosa significa questa ultima intervista che il generale fa a Bocca. È un'intervista molto ampia, che pone l'accento su questioni di fondamentale. Intanto c'è una lucidità, una intelligenza. La macchina non è solo a Palermo, l'imprenditoria cada mese, allora considerata da tutti i bambini come l'imprenditoria dello sviluppo e del progresso in Sicilia, era un'imprenditoria dei cavalieri del lavoro che mancavano a Palermo e prendevano grandi appalti. Già ci parla di policentrismo della mafia. Non si può combattere la mafia solo. E poi ci parla del fenomeno dell'estensione della mafia a livello nazionale. La mafia che arriva a noi, penetra nelle grandi città italiane, che investe. E questo è un risultato che alimenta il controllo mafioso dell'economia e del tentativo di controllo delle istituzioni, un grande allarme, una grande anche per lucidità e per intesa.
ed è quella lucidità che abbiamo visto in tutto l'operato della vita del Pianeta della Chiesa. Dovunque sia intervenuto, dovunque abbia agito, ha messo al centro la conoscenza di un metodo investigativo che andasse oltre l'apparenza. Aveva coscienza dell'anomalia presente nella realtà italiana fin dall'Unità d'Italia, la presenza di organizzazioni criminali che si fanno sistema e che hanno come loro caratteristica fondamentale quella di entrare dentro le istituzioni per svuotarle e sottometterle ai loro interessi. E la percezione di questa anomalia accompagna le sue denunce alla Commissione Antimafia nel 69, nel 70, nel 71, e fin dal 71 indica nei gruppi che fanno capo al potere della corrente andreottiana e siciliana, Tangentino, Lima, Sacco di Palermo, proprio gruppo di Inizia, l'incontro con gli imprenditori mafiosi, il ruolo dei santuari della mafia, le sartorie in Sicilia, il ruolo dei salvi, quelle denunce inascoltate, quelle impunità che tanti morti hanno causato, ogni volta che qualcuno ha potuto indagare su quei santuari. Ecco, conoscenza, meglio l'investigativo, delle parentele, andare a fondo dei legami economici, impossessarsi di strumenti investigativi e strumenti di possibilità di controllo economico dei capitali mafiosi. Lui dice che sono interessato all'accumulazione, ma anche un tipo di accumulazione mafiosa. Ma in quell'intervista, questa lucidità che da un quadro ci dice come abbia intravisto quello che stava avvenendo nella italiana e riprende le soluzioni precedenti, noi vogliamo un altro aspetto fondamentale, l'aspetto dell'insegnamento dell'antiretorica. In generale, ha lottato tutta la vita perché lo Stato democratico si dotasse gli strumenti necessari per affrontare un problema come quello delle mani. Che non può limitarsi a un provvedimento, non può limitarsi a contestare il singolo delitto, deve andare a scoprire il fenomeno di cui è capito. Aveva bisogno di poteri di coordinamento, di poteri di coordinamento della polizia, di poteri reali di intervento, di poteri investigativi nelle banche e nei santuari economici. Quei poteri li avevano garantito. Mi sono stati dati. Dice, mi hanno mandato a Palermo con i poteri del prefetto di Florida. E questa denuncia fa capire come il generale si rende conto di essere lui, uomo dello Stato, potente uomo dello Stato, che ha raggiunto dei risultati importanti nella sua carriera, oggi isolato in un contesto che è il contesto la cui sovranità non è veramente lo Stato italiano, è la sovranità del potere mafioso. Quella sovranità che hanno cercato di combattere in una lunga schiera di passati dai vari magistrati, quindi che via via hanno fatto le indagini, cercando di scalfire quel potere. Ecco, la battaglia della Chiesa si inserisce all'interno di quella lotta per fare che sì, lo Stato si dotasse di strumenti reali per poter intervenire. Strumenti reali, cioè lotta alla mafia non significa questo, significa dotarsi, appoggiare, avere gli strumenti reali per poter agire. Senza questi strumenti non si può realizzare questo obiettivo che è fondamentale. E l'altra cosa è l'applicazione della legge. Uno Stato deve applicare le sue leggi, deve applicare.
praticare, deve farla praticare più in fondo quelle parole fondamentali di cui dice: quale arroganza, uccidono, uccidono, che riposano davanti alla questura, li mutilano, che lasciano e davanti, è un grido di allarme, no? Di fronte all'indifferenza, diciamo che quello è un momento di cui avvengono centinaia di omicidi, hanno operato, dico che non esiste in termini alla mafia, che sono avvenuti sia nei confronti della, diciamo, delle esponenti eccellenti, delle eccellenze che hanno cercato di lottare e la mafia all'interno, all'interno dello Stato. E la convinzione che sia necessario dotarci di gruppi specializzati e capaci non solo di conoscere, ma di avere gli strumenti della collegialità per poter agire e per poter intervenire nel territorio, conoscenza, legami, territorio, infiltrazione, esperienza che gli chiede anche la propria. Ebbene, noi pensiamo che l'insegnamento proposto in questa antirretorica delle, a volte delle affermazioni antimafia, ma del rischio concreto di un fenomeno che deve essere combattuto fino in fondo. E l'altro elemento è la condizione dello Stato che deve affermare il suo potere e non deve concedere spazio ad altri poteri, ma è uno Stato il cui potere è il potere della legge ed è la legge che rende uguali. E questo profondo legame nelle parole azionali tra affermazione dello Stato, legge ed eguaglianza. Solo lo Stato afferma la sua legge, riesce a garantire la legge uguale. Le istituzioni aperte ai cittadini, le istituzioni che diventano trasparenti, la legge che rende uguali e rende veramente cittadini. Ecco, lo Stato lo semplificano. Quella drammatica che è un aspetto profondo della civile, rapporto con la politica, che lo ha abbandonato e per cui non gli dà quei poteri e quelle condizioni per cui lo aveva richiesto, possiamo ritrovare un fattore di estrema importanza, a volte poco conosciuto. Qualche giorno prima di quell'intervista, lui è andato a incontrare il console generale a Palermo, Marco Tozzi, e gli ha chiesto di farsi tramite col governo americano perché intervenga e gli dia l'appoggio nella soluzione antimafia. Lui chiede al console di Palermo di farsi tramite col governo americano e gli dice: non è per i poteri di coordinamento che ho chiesto, quelli forse oggi sono superati. Le voglio raccontare una storia. Negli anni 70 il capo dei carabinieri, il capitano di Palma di Montechiaro, fu minacciato dalla cronaca di Palma di Montechiaro. Me lo comunicò, era drammatico, era un potente. Subito lui precipitato, l'ho preso a progetto, fece una passeggiata con lui. E mi fermai davanti alla casa del mafioso, del capo mafia, e stette a parlare per tanto tempo. Volevo dire che lo Stato era la tua capitano. Ebbene, io vorrei soltanto disegnare che oggi qualcuno mi prendesse sotto braccio e dicesse che lo Stato è con me. E con queste parole io passo la parola a Roberto Cenati, Presidente Provinciale dell'ANPI, che ha organizzato con noi questa iniziativa, e la ringrazio per questo. Sono io a ringraziare l'Ibera e la scuola Caponnetto per questa iniziativa, per le iniziative che abbiamo anche fatto insieme sulla Costituzione Repubblicana, insomma. 6 incontri che abbiamo fatto insieme. Ma io ricordo il giorno dell'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carrabi, dell'agente di scorta Domenico Russo. Ero allora
alla montagnetta di San Siro, dove si svolgeva, dove si era solito di far svolgere, la festa dell'unità organizzata dal Partito Comunista Italiano, che era tra quelle forze politiche che hanno combattuto nella resistenza contro il nazifascismo e hanno votato la nostra carta costituzionale. Quindi un po' di nostalgia pensando a quei tempi, che comunque erano tempi di grandi, certo, di grandi attacchi allo Stato, ma anche di grande capacità di reazione alla criminalità organizzata, al terrorismo e agli altri. E devo anche ringraziare, oltre agli organizzatori, anche il giornalista Andrea Galli, che ha scritto quel bellissimo libro biografico sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Non è soltanto un libro di biografia, ma è un libro nel quale traspare la linea di coerenza, di non compromesso che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha tenuto come costante nella sua vita di uomo e di comandante dell'Arma dei Carabinieri. Un'esperienza fondamentale del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu la resistenza, la partecipazione alla resistenza italiana. Perché il generale che avrebbe sconfitto il terrorismo delle Brigate Rosse nacque militarmente nella resistenza. Dopo lo 8 settembre del 43, Dalla Chiesa lasciò la caserma del San Benedetto del Tronto e si diede alla mafia unendosi ad una formazione partigiana con base a Colle San Marco, una minuscola frazione di Ascoli Piceno. Dalla Chiesa aiutò, contribuì fra l'altro ad aiutare a soccorrere sistematicamente i prigionieri inglesi che riuscivano ad evadere dai campi di prigionia. Il generale si appellava a poche e robuste verità. Una delle verità è che tra gli artefici della Costituzione, la stessa che sono favoriti dalla Chiesa, di tanto in tanto si dimentica, ci furono anche i carabinieri. E io voglio sottolineare questo aspetto, perché la gran parte dei carabinieri, dopo l'8 settembre del 1943, partecipò alla resistenza, non fu solo Salvo D'Acquisto, che è il caso emblematico, furono tanti collaboratori della Chiesa e furono tantissimi i carabinieri che furono internati nei campi, nei lager nazisti dopo l'8 settembre del 43 perché rifiutarono di partecipare alla guerra a fianco della Repubblica di Salvador. Il generale della Chiesa, l'avendo prima Terry, fu primo a soli 29 anni a incrociare la mafia nelle indagini che condusse sull'uccisione del sindacalista della CGIL Placido Rizzotto. Poi, attorno agli anni 50, giunse a Milano dove giravano molti soldi e anche lì ebbe modo di conoscere la mafia, il traffico della droga, le prime, la criminalità organizzata. Nel 1966 il colonnello Dalla Chiesa fu assegnato al comando della legione di Palermo, che aveva giurisdizione anche sulla provincia di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani. E lì era arrivata l'onda barbarica dei colonnesi, la politica con il sindaco mafioso Santorina e l'assessore dei lavori pubblici Vito Ciancimini. Ed è interessante valutare anche nel suo libro, come nelle audizioni, in una delle audizioni della commissione parlamentare antimafia, Dalla Chiesa ebbe a dire: vorrei puntualizzare che dobbiamo soffermarci su un custode, su un bidello, un vigile, mentre in un'altra zona il bidello è il bidello, qui queste persone possono venire dall'ambiente mafioso. Ecco la sua scrupolosità, la sua intelligenza investigativa. E in quella stessa audizione, in un'altra audizione della commissione di mafia, Dalla Chiesa ripete che fu un errore
il soggiorno obbligato al quale erano stati destinati numerosi mafiosi, numerose regioni del nord Italia, Piemonte e Lombardia, perché è da lì che cominciarono a estendersi i traffici della mafia anche al nord. Ecco, poi nel 1973 dalla Chiesa viene destinato a Torino, dove le Brigate Rosse avevano scelto il capoluogo piemontese come un luogo importante per passare all'azione, ai sequestri di persona e cominciare i primi sequestri di persona. Nacque allora il nucleo antiterrorismo, che ebbe origine in pieno sequestro Sossi, del magistrato genovese Sossi, sostituto procuratore sequestrato a Genova. Ed ecco anche qui trastare i crediti dalla Chiesa, che credo sia importante, che comprendeva tre verbi: infiltrarsi, conoscere e studiare, e pettinare, perché il pettinamento era fondamentale per arrivare a individuare chi agiva contro lo Stato. E ho letto tra le altre cose che non esistevano allora a Torino in quei tempi, nel 73 giorni di riposo. Le ferie erano un concetto inesistente, e quando dalla Chiesa nacque Nardo, di Carlo Alberto, che porta del nipote, che porta il nome del nonno, il generale lo vede venerando solo dalla fotografia, non chiede una licenza, resta al suo posto, perché quello è il suo posto per combattere i brigatisti. Poi dà grandi colpi alle Brigate Rosse in quegli anni, ma proprio in prossimità della conclusione della sua azione viene destinato ad altri incarichi deve occuparsi degli istituti penitenziari di massima sicurezza. Poi il 30 agosto del 1978, dopo l'uccisione, dopo Via Fani, l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, di cui ricorre quest'anno il 40° anniversario della sua tragica uccisione, con data 30 agosto, il Presidente del Consiglio decretò che dalla Chiesa fosse messo a disposizione per la lotta contro il terrorismo. E il discorso che fece ai carabinieri fu l'annuncio di un'entrata in guerra contro le Brigate Rosse. Sono parole della Chiesa: da oggi nessuno di voi ha più un nome, una famiglia, una casa. Da adesso dovete considerarmi in clandestinità. Io sono il vostro unico punto di riferimento. Il paese è terrorizzato dai brigatisti. Da oggi saranno loro che devono cominciare ad avere paura di noi e dello Stato. Ecco, io ricordo quegli anni terribili in cui alla mattina c'era ancora la radio che funzionava. Alle 7:30 del mattino, puntualmente Gustavo Selva dava la notizia di carabinizzazioni o di uccisioni di magistrati, di giornalisti, di poliziotti, di carabinieri. Erano anni terribili di contrasto anche culturale contro i brigatisti, che avevano una larga base di appoggio anche in alcuni settori dell'opinione pubblica, che dicevano: era allora in voga lo slogan "sono compagno per sbaglio, compagno per niente", erano nemici della democrazia e delle istituzioni repubblicane nate dalla resistenza, e la resistenza ha continuato anche allora a combattere contro il terrorismo e continua ancora a combattere contro le mafie. E dalla Chiesa fu fondamentale nella sconfitta del terrorismo brigatista attraverso Patrizio Peci diede un contributo fondamentale. Patrizio Peci dice: dalla Chiesa abbiamo fatto 85 arresti tra le Brigate Rosse e con Roberto Sandro un centinaio di prima linea. Ecco,
Dicevo, quest'anno ricorre il 40° anniversario dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro, ma voglio ricordare anche un altro 40° anniversario, quello dell'uccisione da parte delle Brigate Rosse di un milanese, del vice comandante del carcere di San Vittore, Francesco Di Cattardo, sempre da parte delle Brigate Rosse, cui è intitolato il carcere di San Vittore. Dopo che dalla Chiesa è riuscito a sconfiggere le Brigate Rosse, il 2 maggio del 1982 riceve la nomina in una nota di recarsi a Palermo, diventa prefetto di Palermo, e devo dire con forse un po' di nostalgia, comunque il cuore lascia l'arma dei carabinieri, però dimostra ancora una volta la grande responsabilità, il grande senso dello Stato che ha accompagnato il generale Dalla Chiesa. Ed è importante quella dichiarazione che Dalla Chiesa ha fatto nel momento in cui ha assunto quell'incarico. Dalla Chiesa disse che aveva avuto particolare attenzione nel rimarcare, quando accettò quell'incarico, che non avrebbe guardato in faccia a nessuno, rivolto a quelle forze politiche che il generale riteneva colluse con la mafia. E poi c'è stato quel grande insegnamento di Dalla Chiesa. Dalla Chiesa disse: non è soltanto con l'azione legale, con l'azione repressiva, con l'azione preventiva, perché diceva prima ancora l'azione repressiva bisogna prevenire, ma è anche con una grande azione culturale di presenza che la mafia va sconfitta. Io ricordo le parole del procuratore Antonello Caponnetto, che diceva che i violenti, i mafiosi, i terroristi temono più le scuole che le aule di giustizia. E Dalla Chiesa in quei giorni, con la sua presenza in luoghi e situazioni dove mai i palermitani si sarebbero aspettati di vederlo, voleva trasmettere alla popolazione, ai cittadini, il senso della sicurezza. Voleva dire a loro: non abbiate paura, affrontate a viso aperto la mafia. E quando aveva tempo libero, forse me lo può testimoniare il nipote, Dalla Chiesa andava volentieri anche nelle scuole, e la mia ragazza così era una mafia, che collegamenti, che conclusioni aveva. Ecco, io concludo con questo. Certo, per battere, ci troviamo in presenza ancora di fenomeni mafiosi della mafia, che è diffusa al nord in modo molto consistente, ed è difficile combatterla. Ma io credo che contro le mafie sia indispensabile avviare una grande azione di carattere culturale, ideale e storico, per spiegare ai giovani e alla popolazione i pericoli che sta correndo, per vincere la troppa indifferenza, la troppa povertà, ma anche l'indifferenza che c'è nei confronti di questi fenomeni. Non ciò che ricordava che ci sono troppi cittadini a intermittenza, troppa gente che si commuove e non si muove, perché ci vuole gente che si muova, e per muoversi bisogna vincere l'indifferenza. La diceva la senatrice Liliana Segre: l'indifferenza forse ancora peggiore della violenza, perché significa voltare la faccia dall'altra parte quando ci troviamo di fronte alle sofferenze della gente, alla violenza e alla criminalità. Concludo con le parole molto belle che sono nella parte di copertina del libro di Andrea Galli, che si conclude con le parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Non possiamo delegare oltre questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Grazie.